E allora andiamo dal nostro Emiliano Di Nardo. Emiliano, eccoci, buongiorno. Buongiorno Marcello, buongiorno a te, a tutti i nostri radioascoltatori sintonizzati sui 99.8 di Radio Yes. Abbiamo ai nostri microfoni il ministro Giorgia Meloni. Allora, ministro, l'ennesima iniziativa importante per i giovani, questi villaggi che andranno nelle tre città che ospiteranno i mondiali, e chi cercherà, come ha detto lei, di lasciare delle strutture che poi potranno servire alla collettività. Sì, beh, noi utilizziamo un contenitore importante come quello dei mondiali di pallavolo che si celebrano le prossime settimane per dialogare con le giovani generazioni, per far arrivare dei messaggi importanti, per avvicinarle il più possibile alla pratica sportiva, facendo in modo che il mondiale possa essere non solamente un modo per, diciamo, essere degli spettatori, amare lo sport da spettatori, ma anche di amare lo sport da sportivi. Quindi noi costruiremo dei villaggi della gioventù in tre delle città che ospitano il mondiale, cioè Roma, Milano e Catania, nei quali sarà possibile avere dei campi, diciamo, pratica per organizzare tornei tra ragazzi. Ci sarà uno stand del Ministero della Gioventù che coinvolge tutte le istituzioni che hanno lavorato con noi in questi anni, per fare educazione stradale, per fare educazione ambientale, per lavorare sulla lotta alle stragi del sabato sera, sulla differenza tra la creatività e il vandalismo e tanti altri temi che noi abbiamo affrontato, ma non volevamo fare una cosa, diciamo, che esistesse solamente nei giorni del mondiale. Quindi abbiamo scelto anche di realizzare tre campi permanenti da regalare ad altrettante scuole pubbliche, una per ciascuna di queste città. A Roma è stata scelta la scuola Ferruccio Parri di Tor Tretteste, cioè delle scuole che sorgono in quartieri magari per alcuni versi disagiati, o comunque delle scuole che hanno una pratica avviata sul piano della pallavolo e che magari non hanno le strutture e quindi nelle quali questi ragazzi sono costretti a fare gli enormi sacrifici per poter avviare, per poter portare avanti la loro pratica sportiva. E quindi lasciamo anche qualcosa, perché il tema delle strutture sportive è poi sempre uno dei principali temi quando si parla di giovani e sport. Marcello da studio, una domanda per il ministro. Sì, con grande piacere, ministro, buongiorno. Buongiorno a lei. Molti complimenti per quello che abbiamo sentito in conferenza. Grazie. È encomiabile il fatto che abbiate colto un evento sì importante per lo sport come i mondiali di volley, ma avete anche colto l'occasione per creare nel sociale qualcosa di virtuoso, quindi questo è sempre encomiabile. Grazie. E voglio anche dirle una cosa: noi stiamo da sempre cavalcando l'emergenza sangue a Roma, ne abbiamo fatta una battaglia nostra come gruppo Garofalo e come informazione. Sarebbe interessante, caro ministro, poter allestire, in occasione appunto dei mondiali di volley, volevo sentire il suo parere in merito, dei punti di raccolta sangue. Lo abbiamo già fatto, per la verità, fantastico. La interrompo perché siccome io le citavo prima, le tante istituzioni hanno lavorato con noi in questi anni, sì. Tra queste istituzioni c'è anche l'Avis, sì, che ha con il Ministero della Gioventù un lungo rapporto ormai, e quindi noi, pur non potendo allestire dei punti raccolta sangue, perché questo richiede una serie di parametri che lei conosce, certo, che sono chiaramente molto costosi, difficili da organizzare, noi abbiamo utilizzato e utilizzeremo questi spazi anche per fare promozione sulla cultura della donazione del sangue, come facciamo praticamente in tutte le iniziative esterne del Ministero della Gioventù, perché è una campagna che anche noi abbiamo sposato fin dall'inizio con assoluto convincimento. Certamente. Allora poi la porto proprio un attimo fuori tema, le chiedo un'impressione sulle cose sportive che stanno accadendo a livello di due società, Roma e Lazio, in questo momento. Vale a dire, ieri il sindaco Alemanno addirittura ha annunciato che per esempio la risoluzione della Roma potrebbe essere in essere entro il mese di ottobre, e ieri c'è stato un rastrellamento di una quota azionaria della Lazio molto importante nell'ordine del 2,5 del pacchetto di azioni. Ecco, lei che sicuramente ne sa molto più di noi può confortare. Ma guardi, per la verità non ne so molto di più, nel senso che poi sono questioni delle quali mi occupo in misura assolutamente marginale, quindi lascio che siano persone più competenti di me a occuparsene. Vabbè, ma se Alemanno ha detto che entro ottobre la Roma per esempio passa di proprietà, lei qualcosa la dovrebbe sapere nel merito, che no, niente. Non me ne sto occupando, francamente. Non sono tenuto a farlo, del resto non sono presidente della Roma. Lei no, è evidente. È evidente, la ringraziamo molto. Grazie e ancora molti complimenti. Arrivederci.